E a Milano abbiamo raccolto anche le interviste della vedova di Antonio Manganelli, Adriana Piancastelli, e al questore di Milano, Luigi Savina. Vediamo. Signora Adriana, si può dire che il concetto alla base di questo libro sia proprio l'amore per il proprio mestiere, tornare lì, diceva anche suo marito, per superare ogni difficoltà? Io senz'altro sono d'accordo con lei, anche se direi che la vera chiave di lettura del libro è l'amore in genere, l'amore per il proprio lavoro, per la famiglia, per un mestiere, per una vocazione. L'amore è la passione che si mette in tutte le cose che danno significato alla vita. Quanto coincide il personaggio Galas con la figura di Antonio Manganelli? Coincide in parte, perché Galasso è un puzzle, Galasso è un pezzetto di poliziotti, anche di poliziotti che abbiano vissuto anche soltanto per un giorno un'esperienza bellissima, una condivisione di idee, di ideali, di etica, di fatiche, di emozioni e di tante soddisfazioni. Vorrebbe che venisse ricordato da qui in futuro suo marito? Come una grande persona, molto bella, molto trasparente, piena di senso dello Stato e piena di amore. Questore Savina, lei ha ricordato la figura dell'ex capo della polizia Antonio Manganelli anche come questore, ma soprattutto ha detto il libro deve servire a far conoscere quello che è stato la polizia e quello che sarà. Questo significa che la polizia, anche col passare del tempo e l'evoluzione dei metodi investigativi, resta sempre la stessa sotto certi punti di vista? La polizia resta sempre la stessa come valori, come capacità di servire il paese, come nella storia della Polizia di Stato, dal giugno 46, 922 caduti della Polizia di Stato, è un dato che si aggiorna ogni anno in occasione della celebrazione della festa della Polizia. E la Polizia, se vuole stare a passo con i tempi, ci ha insegnato il nostro indimenticabile capo Antonio Manganelli, deve imparare, deve seguire quello che avviene nel paese per il giorno dopo disimparare, per tornare a imparare come meglio servire i cittadini. Questione sicurezza, una settimana fa circa c'è stato un vertice proprio qui a Milano alla presenza del Ministro dell'Interno. Alla luce dei fatti accaduti, Milano com'è? Meno sicura in questo momento oppure solo una percezione? Milano, come ha raccontato poco fa Piero Colaprico, un nerista da tanti anni, è una metropoli e come tale presenta ogni tanto dei picchi di delinquenza di cui noi ci dobbiamo fare carico, che non hanno nulla a che fare con quello che erano i terribili anni 80. Per noi è obiettivo non soltanto migliorare il livello di sicurezza, fare sempre di più, ma addirittura intervenire anche sulla percezione di insicurezza che sembra uno dei mali di questi ultimi anni che affligge i cittadini. I pericoli maggiori in questo momento da dove derivano? Dalla microcriminalità o da quella organizzata? I pericoli maggiori che colpiscono tutti i cittadini, per questo sono insidiosi, sono dovuti alla microcriminalità, a una criminalità che da qualche anno viene definita predatoria. Sul fronte della criminalità organizzata, l'ottimo lavoro fatto dagli investigatori sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, della DDA di Milano, lascia ben sperare.